guerre di successione, sempre del Settecento, e principio dell'equilibrio, quindi c'è anche una componente diplomatica, un aspetto diplomatico molto importante. Allora, conclusione della guerra di successione spagnola, importante, perché oltre a quello che abbiamo ripetuto poco fa, adesso non mi ricordo se l'avessi già detto, comunque nascono due nuovi regni, non solo il regno di Sardegna, ma anche il regno di Prussia, perché, sì, ve l'avevo detto, perché il Granducato, ripetita iuvant, il Granducato di Brandeburgo viene promosso a regno di Prussia, ma, ecco, questo sicuramente ve l'ho detto, anche la Gran Bretagna, o meglio, no, il regno di Gran Bretagna e di Irlanda, regno di Gran Bretagna dal 1707, perché c'è l'unificazione formale del regno di Scozia e del regno d'Inghilterra, quindi diventa regno ufficialmente, regno di Gran Bretagna e d'Irlanda, perché però nel frattempo era proseguita la conquista, colonizzazione dell'Irlanda, quindi però l'Irlanda era considerato un regno aggiuntivo con la sua relativa autonomia. Non solo, ma nel 1714 vi è, sempre nel nuovo regno di Gran Bretagna e Irlanda, una nuova dinastia, perché si estingue la dinastia Stuart-Orange. Meglio, la dinastia Stuart muore l'ultima, muore la sorella di Maria, moglie di Guglielmo d'Orange, Anna, e dunque il Parlamento inglese sceglie una nuova dinastia in base a lontane parentele, e dunque inizia la dinastia degli Hanover, H davanti, che era un ducato tedesco. Il primo re Hanover è Giorgio I, e poi questa dinastia dura fino ai giorni nostri, anche se voi direte, ma come? La famiglia di Elisabetta II si chiama Windsor, ma hanno cambiato il nome. Durante la prima guerra mondiale, gli Hanover hanno cambiato il loro nome durante la prima guerra mondiale per nascondere la loro origine tedesca, perché nella prima guerra mondiale i tedeschi diventano i nemici, i cattivi, i malvagi, quindi non è possibile che... No, però pensateci, anche la regina Vittoria era un Hanover, quindi era di origine tedesca. Però damnatio memoriae sarebbe un esempio di damnatio memoriae volontaria, cioè naturalmente eliminazione dell'origine tedesca della monarchia. Martina, hai alzato la mano? Sì. Non ho capito come si chiama il primo. Giorgio I, George the First, dinastia Hannover. Bene, detto questo, il regno di Gran Bretagna cosa ci guadagna dalla conclusione ci guadagna Minorca, l'isola spagnola di Minorca, la Gran Bretagna si era alleata all'Austria, l'isola di Minorca e il riconoscimento di Gibilterra, fondamentale, la piazzaforte di Gibilterra, ma anche e soprattutto il monopolio della tratta degli schiavi con i possedimenti spagnoli americani. Quindi da questo momento fino all'abolizione ufficiale, almeno al congresso di Vienna nel 1815, gli inglesi, i mercanti inglesi sono, no, gli unici che possono commerciare, vendere gli schiavi nei domini spagnoli americani, ok? Beh, questo insomma la dice lui.
ci dice anche che il Regno di Gran Bretagna è disinteressato a possedimenti territoriali europei, è interessato alla conquista del mondo, cioè interessato all'egemonia mondiale, punta all'egemonia mondiale ed è già, diciamo, a buon punto. Bene, teniamo presente che già c'è un primo notevole anche cambiamento nella situazione politica della penisola italiana, poi adesso vedremo, ce ne saranno degli ulteriori, poi ne parliamo alla fine, mettendo tutto insieme. Guerra di successione polacca negli anni 30. Perché? Perché muore il re di Polonia, Augusto II, che era in realtà anche lui di origine tedesca. Perché? Perché in Polonia si era ormai affermata e consolidata una monarchia elettiva. In realtà era una sorta di repubblica di fatto, non di diritto, no, di diritto era un regno, ma di fatto era diventata una repubblica aristocratica. Nell'assemblea appunto dei nobili polacchi, la dieta faceva e disfaceva i re, quindi chiaramente i re erano eletti, quindi erano chiaramente condizionati dalla dieta aristocratica, una sorta di equivalente dell'antico senato romano, tanto per capirci. Ok, allora muore questo ultimo re eletto e la dieta vota a favore di un candidato francese che era parente del nuovo re Luigi XV, perché sappiamo che Luigi XIV era morto, quindi Luigi XV, sempre Borbone, dal nome Leszczynski. Si scrive in una maniera uscente. Leszczynski. Ma Russia e Austria non ne vogliono sapere e invece sostengono un altro candidato, il figlio di Augusto II, e quindi scontro tra Russia, Austria e dall'altra parte Francia, Spagna, e questa volta i Savoia si alleano con la Francia e con la Spagna. Risultato finale: sul trono polacco succede ad Augusto II Augusto III, quindi la spuntano Russia e Austria, quindi la Polonia, diciamo, entra nella sfera di influenza austriaca, e in parte austriaca e in parte russa. Leszczynski deve rinunciare al trono polacco, in cambio ottiene il ducato di Lorena, la Lorena, e i Lorena, i duchi, la dinastia dei Lorena, viene trasferita, che poi nel frattempo si erano imparentati con gli Asburgo, vengono trasferiti nel Granducato di Toscana, perché ve l'avevo già detto, nel Granducato di Toscana muore l'ultimo dei Medici e quindi poi nessuno più viene curato, i fiorentini muoiono tutti di malattia,
è così? Chi erano i medici? I signori, poi, e poi duchi di Firenze, quindi si no, vi ricordate Lorenzo il Magnifico, no? Lorenzo de' Medici, ma prima ancora Cosimo. Bene, e dunque la dinastia dei Medici viene sostituita, ormai esaurita, viene sostituita dalla dinastia dei Lorena, e che poi diventano Asburgo-Lorena. Ma... Okay. Ecco perché poi, vi ricordate, abbiamo detto che il Granducato di Toscana è uno degli stati che più riformatori del dispotismo illuminato, dell'assolutismo illuminato. Però al tempo stesso il sud d'Italia, quindi Napoli e Sicilia, passa ai Borbone spagnoli. Quindi non è più austriaco, ma diventa il regno di un nuovo ramo dei Borbone, appunto, dei Borbone di Spagna. Quindi, in particolare il primo re è Carlo III, poi diventa anche re, torna anche diventare re di Spagna, ma per il momento è Carlo I del regno di Napoli e Sicilia. Ma in ogni caso diventa poi muore Filippo V, e lui, essendo l'erede, il primo erede, diventa re di Spagna, e un fratello diventa re di Napoli. Okay? Quindi lui prima era Carlo I di Napoli, poi diventa Carlo III re di Spagna. Ma sono bazzecole, lasciamo stare. L'importante è ricordarsi che in questa maniera, nella penisola italiana, il sud Italia, Napoli e la Sicilia, il regno di Napoli e il regno di Sicilia, che poi in seguito prenderanno il nome di regno delle due Sicilie, lasciamo perdere, diventano appunto dominio dei Borbone, di un ramo, cioè una nuova monastia dinastica borbonica del sud Italia. Quindi abbiamo tre dinastie borboniche: quella francese, quella spagnola e quella di Napoli. Okay? Sapete che quella di Napoli arriva fino poi al Regno d'Italia, no? Fino alla spedizione dei Mille del 1860, viene abbattuto appunto dai garibaldini e poi in realtà dall'esercito del Regno di Sardegna nel 1860. Bene. Ok. Guerra di successione austriaca negli anni 40. Non sapevano perché? Perché in questo caso la dinastia asburgica, no, dell'impero austriaco non è che si estingua, ma si estingue nella discendenza maschile. Quindi diventa imperatrice una donna, Maria Teresa, già la conosciamo. Dunque vi è una successione per linea femminile che viene contestata dagli altri stati, perché non era nella tradizione. Quindi in particolare Federico II di Prussia, re di Prussia, dichiara illegittima la successione di Maria Teresa, e Maria Teresa si allea con la Gran Bretagna, e questa volta anche con il Ducato di Savoia, contro la Francia, la Spagna, la Prussia e il Ducato di Baviera. La guerra si conclude con il riconoscimento della successione di Maria Teresa, ma a caro prezzo, perché Maria Teresa deve cedere
soprattutto deve cedere al Regno di Prussia una regione, la Slesia, una regione che aveva molte miniere, quindi era economicamente molto, molto importante. E chiaramente il Regno di Prussia si rafforza notevolmente e a sua volta il Regno di Sardegna si espande sempre un po' più verso est, cioè fino a raggiungere il confine del Ticino, quindi a includere una parte dell'attuale Lombardia, e non solo, ma include anche l'ex Repubblica di Genova, cioè la Liguria. Come? E la Peppa, sì. Abitava a Genova la Peppa. E anche... allora, infine, guerra dei sette anni 1756-1763. Forse fu la più importante, la più cruenta e la più mondiale. Allora, alleanza tra Gran Bretagna e Regno di Prussia contro un'alleanza di Francia, Austria, Russia, ma in realtà furono due guerre parallele. Fu una guerra continentale e terrestre tra Russia e Austria, che inizialmente sembrò disastrosa per il Regno di Prussia, attaccato da due grandi eserciti di due grandi potenze, l'impero russo e l'impero austriaco. Federico II, addirittura occuparono Berlino, l'esercito russo occupò Berlino. Federico II sembrò perso, invece, per fortuna, la zarina del momento muore e quindi la Russia si ritira dalla guerra e Federico II può tornare nel pieno possesso del suo regno senza subire delle mutilazioni territoriali. Quindi questa parte della guerra dei sette anni si conclude senza nessun risultato, mentre l'altra parte, molto più importante, fu soprattutto una guerra navale per l'egemonia mondiale, coloniale e quindi commerciale a livello mondiale, tra la Gran Bretagna e la Francia. In particolare si svolse nel Nord America, perché i francesi avevano colonizzato la costa dell'attuale Canada, no, sapete che una parte dell'attuale Canada è francofono, e quindi c'era una... No, ma avevano anche poi colonizzato, almeno messo, diciamo, la loro bandierina su tutto il corso del Mississippi fino al Golfo del Messico, fino alla città di Nouveau-Orléans, cioè che poi diventa New Orleans, ma perché i francesi perdono, la cosiddetta Louisiana, cioè tutta una fascia centrale degli attuali Stati Uniti d'America, chiamata Louisiana, ovviamente in omaggio a Luigi, prima ancora Luigi XIV, perché la colonizzazione era avvenuta ai tempi di Luigi XIV. Allora, guerra navale, ma in parte anche terrestre, nel Nord America, con coinvolgimento anche di tribù di Pelle Rossa,
no, soprattutto alleate dei francesi, ma anche in parte alleate, altre tribù invece alleate degli inglesi, e poi l'altro teatro di guerra, l'India, la contesa era soprattutto appunto per il dominio sull'America del Nord e sull'India. In entrambi i casi la Gran Bretagna stravince, in entrambi i teatri di guerra. La Gran Bretagna stravince soprattutto perché ha una potenza navale di gran lunga superiore a quella francese, nonostante gli sforzi già di Luigi XIV, vi ricordate, in parte realizzati per rafforzare la flotta militare francese, però i francesi non riescono a sconfiggere gli inglesi e quindi di fatto il Nord America e l'India diventano territori di espansione coloniale degli inglesi, e vedremo che in America la guerra, la conclusione, le sue conseguenze poi saranno un fattore precipitante della rivoluzione americana, della rivoluzione indipendentistica americana. Ci arriveremo. Dunque la Gran Bretagna conquista l'egemonia mondiale, l'inizio di un'egemonia mondiale che dura fino alla Prima Guerra Mondiale. La Gran Bretagna poi in seguito arriva a essere il più grande impero di tutti i tempi, se non a livello di superficie, che è del tutto relativo, a livello di numero di abitanti, no? 450 milioni, che per allora erano una cifra incredibile. Bene, però adesso... non ho finito, perché come già vi avevo invece annunciato, che cos'è che manca ancora? Le tre guerre praticamente non combattute di spartizione della Polonia. In realtà, allora, il regno di Polonia, a causa della sua monarchia elettiva, era debolissimo, era praticamente una monarchia feudale, invece di progredire verso l'accentramento era regredito verso il decentramento, quindi conflitti e quindi debolezza militare, e regno di Prussia, impero d'Austria, impero di Russia si mettono d'accordo e in tre fasi successive si spartiscono tutta la Polonia. Allora, impero d'Austria, regno di Prussia, impero russo, quindi la parte nord orientale va all'impero russo, quella nord occidentale al regno di Prussia, quella invece meridionale all'impero austriaco. Sparisce, viene inghiottito dalle tre nuove grandi potenze. Ok, detto questo, appunto, principio dell'equilibrio. Queste, le guerre di cui abbiamo parlato, si possono considerare guerre limitate, nel senso che non sono guerre che puntano a distruggere lo stato nemico, gli stati nemici, ma sono guerre che puntano semplicemente a ottenere delle acquisizioni territoriali, economiche, e quindi sono guerre che comunque implicano, presuppongono poi un accordo diplomatico. Si comincia la guerra, poi in base all'andamento della guerra si dà vita a una trattativa. Durante la stessa guerra i diplomatici cominciano a discutere, e fino a quando finalmente si arriva ad un accordo e quindi alla pace, in base appunto agli equilibri militari, ma in base a questa tecnica, nuova tecnica diplomatica. Beh, certo, aveva qualche lontano ascendente, ma
in parte era già stata usata nella pace di Vestfalia alla fine della guerra dei 30 anni. Il principio dell'equilibrio che cosa vuol dire? Che uno dei criteri appunto per mettersi d'accordo sulla spartizione dei territori, sull'attribuzione di un territorio a uno Stato piuttosto che a un altro, uno dei criteri, quantomeno sicuramente però uno dei più importanti, era stabilire un equilibrio di forze tra le maggiori potenze, tenendo conto anche delle alleanze di queste maggiori potenze con le potenze più piccole. Ovvero ogni pace, in linea di principio, doveva puntare a un nuovo assetto equilibrato. E perché? Quale poteva essere il vantaggio? Perché appunto più le potenze erano equilibrate, cioè erano equivalenti, meno i regnanti erano incentivati a far scoppiare una guerra. Cioè, in altre parole, è una sorta di sistema della deterrenza, no? Come? Un comunismo. No, attento, il concetto di comunismo è diverso. Nella guerra, ascoltate, vi faccio un esempio, durante la guerra fredda, fu utilizzato il principio della deterrenza nucleare. Cosa voleva dire? Che il fatto che sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica disponessero di immensi arsenali nucleari capaci di distruggersi a vicenda, no? Che permettevano una distruzione reciproca, aveva come effetto una deterrenza, cioè un disincentivo a far scoppiare la guerra. Perché anche lo Stato che avesse vinto sarebbe stato distrutto, quindi altro che vittoria di Pirro, cioè sarebbe comunque stata una sconfitta, ok? Allora in questo caso è una deterrenza dell'equilibrio, ovvero non c'è l'idea della distruzione reciproca, però c'è l'idea del fatto che siccome le forze sono equivalenti, alla fine non ti conviene, chi te lo fa fare? No, tu fai guerra, ma tanto quell'altro riesce a tenere testa al tuo esercito, quindi spendi un sacco di soldi, perché ricordiamoci che lo sappiamo ormai fin troppo bene, le guerre sono costosissime, quindi perdere soldi vuol dire che poi non hai soldi per rafforzare la struttura amministrativa dello Stato, quindi perdi potere interno, se poi perdi anche la guerra è un disastro. Quindi no, in questo senso l'equilibrio come un elemento di deterrenza, di disincentivo. Però, come avete visto, valeva fino a un certo punto. Non di meno possiamo pensare che senza questo principio e senza la sua almeno parziale applicazione nei vari trattati di pace ci sarebbero potute essere più guerre di quelle che in effetti invece ci furono, o quantomeno che quelle guerre si sarebbero potute trasformare in guerre totali, come la prima guerra mondiale, come la seconda guerra mondiale, come la guerra dei 30 anni, che puntavano alla distruzione reciproca, infatti durò 30 anni e fu di una distruttività, no? Devastò l'intera Germania. Quindi invece appunto ciò non avvenne nel corso del Settecento, le guerre furono sempre limitate, quindi i danni in un certo senso furono minori. Facciamo un esempio, no, torniamo un attimo, ma si capisce, dovreste averlo già intuito, torniamo un attimo alla conclusione, ai due trattati di pace che concludono la guerra di successione spagnola. Allora, da una parte, no, dov'è l'equilibrio? Da una parte la Spagna diventa borbonica e quindi diventa alleata della Francia, quindi il blocco francese, no, il Regno di Francia diventa molto più potente, e dunque chi ci perde? Ci perde l'Austria, gli Asburgo d'Austria. Allora gli Asburgo d'Austria devono essere ricompensati, cioè il blocco austriaco deve essere, no, dello stesso peso.
è come i pesi su una bilancia. Tanto se da una parte c'è più peso, in qualche maniera, e quindi in base a questa logica dell'equilibrio, della deterrenza dell'equilibrio, il Regno di Spagna cede i Paesi Bassi e cede anche il Ducato di Milano e cede il Sud Italia, ok? E così l'Austria si rafforza e riequilibra la situazione, ok? Bene.